L'attrattiva di questi giorni, per cui si viene al Boss più che per la cantina in sé, questo storico locale nel centro dell'Aquila, è questa miniatura che la riproduce. L'ha fatta Fulvio Angelini, che nella vita fa tutt'altro, ma ha fatto anche l'artigiano. Complimenti Fulvio. Com'è nata questa idea? La passione viene da bambino, anche da una tradizione familiare. I miei genitori, le mie zie erano bravissime, facevano i presepi. E quindi quest'idea di ricostruire le miniature, il modellismo ce l'ho da allora. Poi un po' di curiosità, di fantasia, ma naturalmente la bellezza di questa riproduzione è il posto che riproduce. Ecco, piace. Non è un presepe, però un po' il periodo, no? Sì, sì, un po' può richiamare in qualche modo quelle ricostruzioni, ma il fascino fondamentalmente sta nella riproduzione, cioè il Boss è il luogo della identità e della socialità dell'Aquila. E quanto ci hai messo? Ma alla fine ci avrò messo una mesata, ma fatto nei ritagli di tempo naturalmente, però mi incuriosisce e mi piace l'idea di inventare gli oggetti, perché tranne le miniature, i pupazzetti, che sono tutte miniature natalizie riadattate, il resto è tutto costruito diciamo in maniera inventata, carta, cartone, legno, fil di ferro, chiodini, colla vinilica. Tra i pupazzetti, eccolo qua, un po' ingrassato, devo dire, c'è Mariano Massari, che è la terza, quarta generazione del... La terza diretta. Mio nonno ha aperto il locale, la cantina del Boss. All'inizio del secolo scorso. Che effetto ti fa vederti e vedere? Bellissimo. È stata una bellissima sorpresa che ci ha fatto Fulvio. Ma poi la minuzia del particolare, c'è anche il torchio. Bancone, il torchio, il carrellino con cui vai a prendere la legna per il camino, è pazzesco. Ha notato tutti i dettagli, ma perché questo locale, come dice lui, è vissuto quotidianamente da noi, e quindi ogni cosa l'ha curata nei minimi particolari, perché li conosceva fin troppo bene, insomma. Certo, il bancone così imbandito forse è in occasione della festa della Madonna del Carmine, che ricorda un po'. Ma no, se ci sono i clienti è anche imbandito di più il bancone. Sono un po' pochi i clienti, poteva aumentare un po' la clientela, se no ci sta tutto, ci sono le uova sode, il panino con la frittata, rifatto tutto proprio. Complimenti Fulvio. Grazie.